Un pomeriggio di cultura sportiva e giovanile ha contornato l'erbetta del campo sportivo Carrano di Santa Maria. Ieri pomeriggio erano presenti il nuovo coordinatore regionale Francesco Madonna, il responsabile dell'attività di base Michele Siniscalchi e il delegato di Salerno Vincenzo Faccenda. A rappresentare la Federazione Italiana Gioco Calcio, insieme a tutte le società salernitane che svolgono attività di base. Oggi c'era una riunione con le società dell'attività di base per aggiornarli in merito ai nuovi giochi che devono effettuare con i bambini piccoli. C'è stata una bella presenza di società del Basso Cilento. Noi ne abbiamo fatte già un'altra a Salerno il mese scorso. Diciamo siamo vicini alle attività di base perché siamo interessati a seguirle e a controllarle continuamente, perché l'interesse della federazione è di preoccuparsi maggiormente dei bambini, dei piccoli. Ecco, riguardo proprio dell'attività di base, lei proprio in questi istanti sta calpestando l'erbetta del Carrano. Che impressione le ha fatto questo innovativo, nuovo impianto sportivo di Santa Maria di Castellabate? Tu non eri nato e nessuno di voi può ricordare, ma io sono stato un arbitro di calcio e sono stato negli anni 65-66 a dirigere partite qui a Santa Maria. E il campo è trasformato completamente, è tutta un'altra struttura. I miei tempi era, diciamo, un campo di periferia, fatiscente, con una recinzione che lasciava molto a desiderare. Oggi le strutture sono di tutt'altro spessore. Allora si vede anche da quello che è il comportamento del Santa Maria Calcio, che è una squadra che si sta facendo onore, perché da quello che mi risulta è seconda classificata. Perciò vedi, molte volte le strutture danno anche la possibilità alle squadre di crescere. I temi principali dell'incontro sono stati i giochi dei raggruppamenti per le categorie piccoli amici e regolamenti dei campionati pulcini ed esordienti fair play. Oggi noi siamo qui a Santa Maria a fare il nostro giro della Campania, stiamo un po' spiegando alle scuole calcio le nostre nuove modalità di gioco della federazione del 2018-2019, sia per quanto con gli esordienti che abbiamo fatto queste nuove attività che faranno un'attività di shot out, sarebbe un'abilità tecnica che i bambini lo svolgeranno prima di ogni tempo, nel primo e nel secondo tempo, ogni bambino avrà la possibilità di fare uno contro uno col portiere, con l'abilità tecnica. Poi stiamo spiegando anche la zona non pressing per gli esordienti. Queste sono un po' le nuove regole degli esordienti. Per quanto riguarda i pulcini, stiamo spiegando un po' il 3 contro 3, un po' che la federazione ci impone alle scuole calcio di fare questo 3 contro 3, che è importantissimo, in ogni partita di fare il 3 per il 1 contro 3. Poi stiamo spiegando anche un po' le attività dei piccoli amici, con i piccoli giochi del 2 contro 2, del 3 contro 3. Queste sono nuove modalità di gioco che della federazione da quest'anno vanno in vigore. Io spero molto che le società qui nel Cilento e nella Salernitana li applicheranno, perché è una cosa molto importante per i bambini, non tanto per noi, perché i bambini è importante che si divertano. Facendo questi tipi di attività sicuramente si divertiranno. Un messaggio a tutti questi bambini, se lo sente di dire? Io il messaggio più che a tutti i bambini lo dico ai genitori. Ricordatevi che i bambini vostri si devono divertire, è una cosa fondamentale. Non pensate al gol o alla vittoria, è importante che i bambini si divertano. Ai bambini gli auguro una stagione stupenda e che il loro traguardo è il divertimento, solo questo. Insomma, ancora una giornata all'insegna della cultura e dello sport per la Polisportiva Santa Maria 1932, presieduta da Francesco Tavassi, che da ormai 2 anni è riconosciuta come scuola calcio d'élite.